Peter è una parte di me. Non lo capisci? Lo porto sempre con me, dovunque vado. Ora è qui dentro. È una cosa che non ho mai provato con nessun altro. Se noi avessimo dei figli, forse sarebbe diverso, ma così ognuno di noi è figlio dell'altro. No, non è esatto. Nessuno di noi due vuole essere più saggio e più maturo. Questa è la ragione per cui litighiamo, ci picchiamo e piangiamo. Nessuno di noi due vuole essere adulto. Abbiamo una circolazione sanguigna comune. I nostri fasci nervosi sono cresciuti insieme per qualche oscuro motivo. Puoi capirlo questo? Se Peter sta male, immediatamente sto male anch'io. E voglio correre a casa da Peter, fissarlo negli occhi e dirgli: adesso e d'ora in avanti capisco tutto quello che dici, tutto quello che pensi, tutto quello che provi. Voglio fissarlo finché lui non mi dirà che cosa ci impedisce di vederci a vicenda, nonostante viviamo così strettamente insieme e sappiamo tutto l'una dell'altra.